trovati come sempre qui nel mio salotto nel complesso turistico Averno Damiani, dove torniamo a parlare di elezioni forense. Ho il piacere e l'onore di avere una rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Comincio dalla signora, l'avvocato Delia Serrapede, che è consigliere appunto dell'Ordine. Poi abbiamo l'avvocato Arturo Froio, che è vicepresidente sempre dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. E poi abbiamo l'avvocato Pasquale Altamura, che è segretario dell'Unione Italiana Forense, UNIF. Grazie di essere qui e torniamo a parlare di questo gruppo Unità per l'Avvocatura. Io inizierei subito e entriamo subito nel merito con l'avvocato Froio per esporre un po' il programma di questo gruppo. Grazie a voi di averci invitato, di aver consentito di illustrare ai nostri colleghi quello che è il programma della Unità per l'Avvocatura. Come tutti quanti voi sapete, dal 23 al 28 vi è il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, il 23-28 ottobre, quindi abbiamo un gruppo di avvocati, peraltro amici soprattutto, che intendono candidarsi, ma soprattutto intendono dare delle indicazioni molto precise ai colleghi avvocati. C'è un programma di unità per l'avvocatura, c'è un programma che già nel corso di questo biennio abbiamo tentato di portare avanti, io nella qualità di vicepresidente, la collega Serrapede nella qualità di consigliere ed altri che pure sono qui, per esempio Armando Rossi che è il nostro attuale presidente. Il discorso dell'avvocatura è un discorso complesso e difficile, dove purtroppo l'avvocatura in questo ultimo periodo, negli ultimi 10 anni, ha avuto tantissimi problemi ed è stato poco poco considerato dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale. Noi ci impegniamo a lavorare insieme, tutti quanti insieme, tutto quanto questo gruppo che è composto, scusatemi, vorrei leggerlo, Sì. dal presidente Rossi, da me, da Delia Serrapede, da Pasquale Altamura che oggi è qui con noi, da Maria Giuseffina Scef, da Lucio Cricri, da Ilaria Criscuolo, da Sergio D'Andrea, da Carmine Foreste, da Michele Gallozzi, da Giacomo Iacomino, da Ilaria Imparato, da Sabrina Sifo, da Alfredo Sorge e da Antonio Valentino. Questo è il gruppo di amici che si impegna a lavorare nell'interesse dell'avvocato e dell'avvocatura in genere. Noi spingiamo perché si faccia finalmente un protocollo d'intesa con questo a livello locale e non a livello nazionale, al quale arriveremo dopo successivamente. Spingiamo perché si faccia un protocollo d'intesa con i vertici della magistratura perché il protocollo che contiene soprattutto una cosa importante, che i magistrati, una volta che devono decidere anche per quanto riguarda gli onorari professionali, non si limitano solamente a dettare quattro numeri, ma che finalmente indicano nella sentenza il giusto lavoro e si apprezzi il giusto lavoro dell'avvocato, dell'una e dell'altra parte. Oggi purtroppo accade che veramente ci sono delle liquidazioni vergognose. Questo non lo tollereremo più e non sarà più tollerato, perché gli avvocati hanno una dignità e anche per quanto riguarda la corresponsione del proprio onorario, della propria attività professionale, lì è la spia della dignità dell'avvocato e di come l'avvocato viene considerato anche dai magistrati. Altra questione che stiamo portando avanti, io già l'ho conclusa da tempo per quanto riguarda il penale, perché io sono un penalista, è quello finalmente del patrocinio alla spesa dello Stato, venga definite tutte quante le voci perché non vi sia, appunto, come ho detto prima, sorprese vergognose che avviliscono il ruolo dell'avvocato Dell'avvocato. e del difensore. Altra cosa che portiamo avanti da tempo, ma che purtroppo ovviamente con scarso successo, perché la politica ovviamente ha interessi completamente diversi. Tant'è vero che a maggio scorso io, insieme a tutto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, siamo stati a fare una manifestazione a Roma unitamente ad altri professionisti quali architetti, ingegneri, commercialisti, perché
finisca e termini questa pressione fiscale che per quanto riguarda le nostre professioni è insopportabile. Non è più consentito, dato anche il momento di crisi e di grande difficoltà che stiamo attraversando tutti quanti, che il 55-60% siano oneri fiscali. Non è possibile più, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Per quanto riguarda i giovani non possono sopportare un onere fiscale così forte, ma non possono neanche sopportare l'obbligatorietà del pagamento della cassa forense e dovremmo anche ridurre l'iscrizione per i giovani ai consigli dell'ordine. Io mi fermerei qui perché non voglio rubare So che sono tante spazio le e tempo, perché le problematiche, problematiche sono tante e quindi cederei per il momento la parola alla collega Serrapede e al collega Altamura. Avvocato Serrapede, lei ha una lunghissima esperienza nel suo campo. Ecco, proprio alla luce di questa esperienza vissuta, che cosa vi ha spinto a scegliere questo gruppo e non un altro? Allora, io in questo gruppo, allora, io sono consigliere uscente e Mosche. ho visto Sì. questo gruppo e ho aderito con grande entusiasmo. Per un motivo fondamentale, perché questo gruppo non ha rispettato solamente il genere, che ce lo impone la legge adesso, ma ha rispettato le diversificazioni che ci sono nell'avvocatura. Per cui comprende penalisti, civilisti, tributaristi, non solo, ma ha guardato anche ai vari settori del civile o del penale e i vari uffici che vengono frequentati. E quindi ci sono avvocati che frequentano prevalentemente i giudici di pace, chi frequenta il tribunale dei minori, chi fa le locazioni, chi frequenta la sezione lavoro. E questo per un duplice motivo. Perché il consiglio, adesso saremo 25, quindi sarà sempre presente con un suo rappresentante in ogni sede e in ogni luogo dove si fa giustizia. E perché i colleghi che hanno delle problematiche non avranno neanche il problema, come oggi succede, siamo solo in 15, non possiamo certo essere ovunque, di dover riportare al consiglio le problematiche locali, giornaliere che trovano nella loro professione. Ma ci sarà un consigliere che le vive sulla sua pelle e quindi potrà portarle direttamente in consiglio, noi potremo affrontarle meglio, più rapidamente e senza neanche chiedere, diciamo far esporre, che poi non è un'esposizione perché è giusto che si facciano le denunce giuste, ma che non debbano neanche venircelo a dire. E questa è la cosa che mi è piaciuta di questo gruppo. Poi, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, generale dell'avvocatura, ci sono i giovani e i meno giovani, quelli che io amo chiamare diversamente giovani. E i giovani potranno portare nuove idee, perché c'è stato uno sconvolgimento nella professione legale, insomma, più o meno dal 2006 ad oggi. E noi, diversamente giovani, siamo più radicati nei valori tradizionali che servono sempre e che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, vogliamo che anche loro si radichino. I giovani però ci faranno affrontare, forse con più coraggio, anche un po' più con spavalderia, queste novità che ci sono. Prendiamo il processo telematico che all'inizio l'avvocato anziano ha sempre Certo, lasciato come in tutti i settori, anche nella scuola. ci ha sempre lasciato un po', diciamo, preoccupati. I giovani ci possono aiutare, ci portano energie e ci portano entusiasmo e ci portano aperture mentali che magari noi che siamo un po' più in là con l'età tendiamo a chiudere. Loro ci aiuteranno. Io ho molta fiducia nei giovani. Bene, invece avvocato Altamura, qual è la differenza tra l'attuale sistema di votazione e quello precedente?
Sì, diciamo che il DDL Falanga, che è Rispondi. il DDL Falanga, che è il riferimento normativo che prendiamo in considerazione nell'analizzare quelle che sono le riforme sul sistema elettorale, è in realtà un ritorno al passato, cioè si riallinea rispetto a quelle che erano le indicazioni che la Corte Costituzionale aveva già tracciato nel lontano 2002 con l'emanazione dell'ordinanza 20 giugno, la numero 260, se non erro. Due sono i principi ispiratori della riforma del sistema elettorale, cioè quello di garantire la pluralità e l'alternanza. Quindi è stato introdotto quello che possiamo definire un sistema maggioritario plurinominale attraverso la possibilità di poter esprimere la candidatura singola. Oggi ci troviamo di fronte a un sistema elettorale dove non è più previsto rispetto alla precedente turnazione elettorale la possibilità di candidare una lista. Tant'è vero che i colleghi che mi hanno preceduto non hanno propriamente parlato di lista, ma di gruppo di avvocati che si sono uniti nell'intento di tracciare insieme quello che è una linea politica, un programma da condividere attraverso quella che è la presentazione della loro candidatura. Infatti, la nuova legge elettorale prevede appunto, accanto alla possibilità di presentare nominalmente la propria candidatura, quella di potersi unire sotto un'unica lista, o propriamente detta tale, o un unico motto, attraverso la condivisione di quello che è appunto un programma. Dicevamo due principi ispiratori, alternatività e pluralità. La pluralità viene assicurata sicuramente attraverso la possibilità della candidatura del singolo. L'alternanza è perché per la prima volta vengono fissati quelli che sono dei paletti temporali sulla possibilità di ricandidarsi alla carica di consigliere dell'ordine. Paghiamo lo scotto di essere diciamo una legge giovanissima che è entrata in vigore da pochissimi mesi e quindi come tutte le leggi nuove tutto migliorabile, Certo. tutto diciamo modificabile. Non ultimo, diciamo, abbiamo come parametro di riferimento le recenti elezioni che ci sono state a Roma, dove in realtà abbiamo avuto modo di appurare che questi due criteri di pluralità e di alternanza non si può ancora vedere perché è la prima volta che vengono votate, in realtà non hanno attecchito anche attraverso questa riforma di questo sistema elettorale, laddove abbiamo visto un massiccio apporto di quelli che sono i voti dell'elettorato attivo ai gruppi che si sono presentati e quindi abbiamo visto praticamente l'ascesa di un gruppo compatto. Questo non è un dato da sottovalutare, a mio modesto avviso, perché in realtà con l'allargamento del numero dei consiglieri, che come diceva correttamente Delia, rappresenta una necessità più che un obbligo, e cioè quello di assicurare una maggiore partecipazione dal punto di vista della rappresentanza attraverso la rappresentatività dei coiscritti all'ordine. Diciamo, l'esigenza e l'obbligo deve essere comunque assicurata attraverso anche quella che è un criterio di governabilità, perché con l'allargamento a 25 è facile tradurre la necessità di un governo stabile per poter assumere decisioni concrete. E quindi ecco che il gruppo, e quindi un numero di persone che possa assicurare quantomeno la maggioranza in consiglio, rappresenta coscientemente un voto bendato. Quindi va benissimo creare un criterio di alternanza attraverso la candidatura del singolo, ma altrettanto detto che l'elettorato attivo è chiamato a esprimere un voto consapevole nella misura in cui il voto dato a un certo numero di candidati che appartengono alla stessa lista in qualche misura assicura anche l'esigenza di Di poter qualunque. garantire i criteri di governabilità del neocostituendo consiglio. Bene, io l'ho presentata come segretario dell'UNIF. Quali sono gli obiettivi di questa sigla? L'UIF è una delle tre associazioni forensi di rilevanza nazionale, accanto all'AIGA e all'ANF. Noi nel nostro Siamo gruppo, assaliti dalle noi siamo mosche. saliti, nel nostro gruppo Sì. di candidati al Consiglio dell'Ordine abbiamo entrambe le espressioni di queste tre sigle forensi, oltre a altre associazioni, diciamo territoriali, non di caratura nazionale. È da sempre un'associazione che si è battuta nell'intento specifico di assicurare alla categoria professionale un'immagine di un'avvocatura degna, di un'avvocatura preparata, di un'avvocatura che persegue quelli che sono i principi ispiratori del nostro essere avvocati. Non a caso,
noi, come gruppo di candidati, abbiamo adottato un nostro motto che è alla fine, diciamo, del nostro programma, che è quello di essere avvocati prima ancora di fare gli avvocati. Bene, mi piace questo motto. Allora, Avvocato Frò, siamo in chiusura. Quali indicazioni possiamo dare all'avvocatura? Bene, indicazioni l'avvocatura non ne ha bisogno, perché è un gruppo tale che conosce i problemi, ce li prospetta, e attende che noi li risolviamo. Ovviamente non tutto si può risolvere, ma siamo noi che riteniamo, non so se forse con qualche un po' di presunzione, di cercare di risolverli nel prossimo anno, perché sostanzialmente la nostra, il nostro consiglio durerà un anno, perché poi nel gennaio 2019 si andrà nuovamente a votare, questa volta perché è per 4 anni. E quindi le indicazioni sono quelle di darci un sostegno, perché se condividiamo quanto abbiamo oggi illustrato e quando abbiamo detto, ma che a conoscenza ovviamente i nostri amici avvocati, allora ci devono dare un sostegno diretto ed elettorale. Una cosa volevo ancora aggiungere a quanto già compiutamente hanno detto i miei cari amici e colleghi, è che ormai con il minimo tariffario non possiamo più andare avanti. La legge Bersani, che è stata una follia contro l'avvocatura, deve essere annullata, deve essere cancellata, perché oggi molti enti pubblici approfittano proprio dell'assenza dei minimi tariffari per mettere in competizione gli avvocati a chi determina l'onere professionale più basso. E questo è vergognoso, e gli avvocati perdono di dignità, sia per coloro i quali propongono veramente degli onorari vergognosi, chi invece ovviamente cerca di proporre un onorario dignitoso, ma soprattutto con una professionalità e con un'alta professionalità. Bene, noi facciamo tanti auguri a questo gruppo, Unità per l'Avvocatura. L'avvocatura. Sì. Vi ringraziamo per il vostro impegno. Grazie, e magari aspettiamo un altro incontro anche con altri rappresentanti della vostra lista, per parlare ancora di queste problematiche, che, come diceva l'Avvocato Froi, sono tante, e ci vuole tanto tempo per elencarle. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità, a voi per l'attenzione, e alla prossima. Societate, e si ma dormo sonno a me, e sto dormendo in braccio a te, ma com'è bella che sta luna si affaccia su una favre. Con Frida Nanzo Maraccio Fasano.